Credo che mi abbia portato fino a qui la passione. Io vengo da un percorso di industria farmaceutica, mi sono laureata in farmacia, sono farmacologa, quindi ho sempre avuto un debole per la messa a punto dei farmaci. E a un certo punto potermi dedicare a pazienti affetti da malattie rare, quindi pazienti che erano un po' trascurati dai grandi investimenti pubblici e privati alla ricerca, mi ha intrigata. E ho pensato che sarebbe stato bello mettere un po' al loro servizio tutte le cose che nell'industria del farmaco avevo imparato. Credo che dipenda da tante cose, un po' che le donne in generale nel mondo hanno faticato a guadagnarsi una posizione di rilievo e questo è vero anche nel mondo STEM, in particolare nel nostro paese, credo che il mondo STEM sia sempre appartenuto un po' più agli uomini, forse nella cultura collettiva. Devo dire che questo non è così tanto vero nella parte biologica, per esempio, e nel farmaco. L'industria del farmaco, per esempio, va assolutamente contro questa indicazione, no? Perché è un'industria molto popolata da donne, dove gli equilibri di genere sono mantenuti già da molto tempo. Una strategia fondamentale credo che debba partire dalla scuola proprio primaria e secondaria, in cui bisogna che il corpo insegnante avvicini alle materie tutte le persone e non operi delle distinzioni fra maschio o femmina sulla base di magari un apparente maggiore interesse di tipo tecnologico del maschio. E poi certamente c'è un tema di welfare anche perché le professioni STEM sono delle professioni anche molto impegnative dal punto di vista proprio dell'impegno fisico delle persone e una donna deve poter essere favorita da politiche che consentano di coniugare il proprio desiderio di maternità, per esempio, di una famiglia e quello di perseguire degli studi e delle carriere adeguate in ambiti anche un po' più difficili. La mia vicina di casa era la mamma di due ragazzi affetti da una grave malattia genetica, che soprattutto in quegli anni era gravissima perché non c'era nessuna forma di cura, nemmeno palliativa. E quindi ho visto attraverso l'impegno, la caparbietà, lo straordinario amore di questa donna, che cosa voleva dire convivere con una malattia genetica senza pensare che la malattia venisse prima del figlio? Ho imparato cosa vuol dire che una persona precede sempre la sua malattia e che la vita di ciascuna persona e la vita di un figlio è fonte di gioia, di ispirazione e di voglia di vivere sempre, indipendentemente dalla gravità della sua malattia. Darei lo stesso consiglio che do a qualunque studentessa, credo, di fare un percorso di studi che attragga, inseguire un po' il cuore nelle scelte, perché poi le difficoltà indubbiamente ci sono in alcune aree magari maggiori che in altre, ma la vera difficoltà di una persona è trovarsi a fare una cosa che non piaccia. Una cosa che non tocchi le corde del cuore.